caffè. Ciao. Poi dopo voglio dire. Che piacere! Ciao Michele! Ma sì! E come no, ci dopo Gianni di Clemente. Ciao, tanto piacere! Mi siedo qui in mezzo, posso? Avevo fatto fare la firma. Hai fatto bene? Al tuo come al solito. La cosa meravigliosa è che è un bar vero, che uno. Sì, scusa, ti servo io. Fammi su un po' di zucchero. Dimmi. Niente, che volevo dirti? Sei qua per fare un po' di promozione al film, stai girando per i centri di Via Teulada. Intanto per fare un po' di promozione al film, ma anche perché io sono stato ospite della trasmissione tua l'anno scorso. Sì, Piacere di rivederti e di dare il battesimo a questa tua trasmissione. Lo sapete che questo bar è aperto quando volete, ci potete venire a trovare quando volete. Senti, invece una cosa che mi incuriosisce è che tu sei uno dei pochi attori di cinema che hanno una frequentazione assidua con il teatro. Che cosa c'è nel teatro, nelle tavole del palcoscenico che non ti può dare il cinema e viceversa naturalmente, perché... Sì, ma probabilmente, intanto il rapporto vivo col pubblico, voglio dire che è il grande dono. Cioè uno quando comincia a fare questa carriera non è che pensa al fatto di diventare un... Io almeno per me voglio dire il divo del cinema o il divo della... Pensa a... Il rapporto col teatro per me è nato attraverso la poesia, cioè di trasmettere attraverso delle parole belle, scritte da altre persone, delle emozioni al pubblico. Sì. Per cui il rapporto primario come attore per me è nato sul palcoscenico. Poi è arrivato il cinema, insomma fa piacere, fa grazie anche a Di Clemente. Tra l'altro lui un produttore non sbaglia un colpo, eh? Sì, vabbè, ha fatto i Sigari. È il caso di dire segni particolari, giovanissimo. Giovanissimo. Fortissimo. Viene dalla gavetta, bisogna dire, cioè non è il solito produttore. Da dove vieni? Ha cominciato come segretario. Poi te la figa te la devo fare io la pubblicità. No, è vero. No, ho iniziato dalla segreteria di produzione. Ma pensa, e poi piano piano sei arrivato. No, quella è una passione che è iniziato proprio da 18 anni. Senti, ma tu hai dimostrato che praticamente il cinema, del quale ogni tanto si dice ha la febbre altissima, è entrato in coma, ora sta un pochino meglio, si sta riprendendo, tu hai dimostrato che il cinema, se fatto in un certo modo, sta più che bene, giusto o no? Con i tuoi film? Sì, alcuni film sono stati fatti seguendo l'iter dei film, cioè scrivendo prima le storie e poi chiamando gli attori e facendo interpretare. Questa infatti era un'altra mia curiosità, nasce prima il nome nella mente di un produttore, dell'artista, della star, oppure... si parte dalla storia. Tu di solito come ti regoli? Io generalmente prima cerco la storia e poi cerco gli interpreti che fanno gli attori veri, cioè vanno là e interpretano una volta un cieco, una volta un gobbo, una volta uno che ride. Tutte parti allegre ha trovato, cieco. No, per far capire. Senti, Michele, io invece ho notato che i tuoi personaggi di grandissimo successo hanno tutti come caratteristica il fatto di essere meridionali o comunque di estrazione meridionale. Tu credi che per il pubblico questo abbia più spessore, nel senso che un personaggio che nasce in provincia, che si muove nell'ambito della provincia, ha più verità? Ma questo dipende un po' da quello che si racconta, dipende dalle storie, dipende... Io per esempio, sì, in effetti i miei personaggi tutti, diciamo, si sono mossi soprattutto nell'ambito provinciale, nell'ambito meridionale, però c'è anche da dire che l'Italia ha una conformazione molto regionale, molto, per cui forse il pubblico ama vedere le storie di casa sua, vere, credibili, autentiche. Anche se poi, per esempio, il lavoro, anche, per esempio, parlando della Piovra, il personaggio del commissario è più proiettato verso un fenomeno che è più nazionale, sì, che si proietta più europeo, per cui il personaggio diventa una cosa più... Però parte sempre da una verità sua, molto credo, insomma, da una mia verità. Questo Via Paradiso ho letto che va benissimo, Via che è una cosa... sbaglio? Sì, Via Paradiso è un film di Luciano Dorisio, volevo presentarlo un po', con Angela Molina e con un gruppo di attori che vengono dal teatro napoletano e abruzzese, perché è una storia di provincia, è una storia d'amore, è una storia... Come accadono, voglio dire, come forse non vengono raccontate spesso, perché c'è anche una provincia in Italia, no? Credo. Sicuro, quella come che no? Poi ci segue di più anche in televisione. Io, guarda, delle volte mi chiedono sempre, ma lei che libri legge? Io leggo i libri di casa mia, perché mi piace ritrovarmi in mezzo alle storie che posso veramente... No, oggi si racconta soprattutto le storie d'amore, voglio dire, non so, i film americani, le cose, eccetera. Poi però il pubblico queste cose, sì, le sogna per un attimo, non le vive. Sì. Noi abbiamo fatto un film che... rispecchia una realtà della provincia, una piccola nel senso una umile storia d'amore, poi una grande storia d'amore fra questi due personaggi. Nella quale chiunque si può ritrovare. Si può ritrovare, insomma. Senti, la televisione, questo fatto di... Ecco, per esempio, tu sei un attore
che fa anche televisione attraverso il cinema, diciamo, nel senso che La Piovra è un film per la televisione. Per la televisione ormai non c'è più, voglio dire, secondo me non... La televisione è diventata il mezzo più importante del da un punto di vista dell'immagine, della cosa eccetera. Forse però il cinema diventerà una cosa sempre più d'élite, come il teatro, cioè si va a cinema come per usufruire attraverso la sala l'immagine. Mm-hmm. E, forse voglio dire, nel senso che cinematograficamente, non c'è confusione con quello che dico, cioè chi desidera uscire e chi non desidera uscire, esatto. Chi desidera uscire il cinema se lo va a vedere nella sala, esatto. Speriamo che se lo vada a vedere sempre di più, voglio dire che anche uscire è una cosa molto bella, sicuro. Chi sta in casa se lo vede in casa, adesso avremo... Io spero che al pubblico scatti la molla di dire, non è perché io accendo il televisore quindi il televisore ce l'ho a casa, mo fammi ride sarebbe la frase. Sì. Ma che guardi la televisione con lo stesso spirito con cui va a teatro e al cinema, cioè con una grande attenzione e determinazione. Ho scelto questo, questo è quello che mi piace. Volevo dirti questo, ma in effetti secondo me già succede questo, cioè con tutta questa concorrenza. Ma La Piovra? La Piovra esce a febbraio. Quanti episodi pensi che... Cioè? Finita? Ma muore il commissario? No, io non posso dire che muore. Non vedete? Muore. Non muore il commissario di Italia. Pure mia figlia dice, papà, ma poi io l'Italia non vuole che muore. No, allora, già succede nella realtà. Diciamo che l'ultimo episodio però non si sa come va a finire. Senti, invece sappiamo che Via Paradiso va a finire benissimo. Paradiso va a finire benissimo, è un film che è soltanto il coraggio, devo dire, la cosa di un produttore come di Clemente. Un incosciente. I film americani, il pubblico andava a vedere i film americani, eccetera. Noi insistiamo, voglio dire, è un film che speriamo che andrà veramente bene, al di là adesso della realtà. Ma se non va bene noi andremo avanti ugualmente. Bravo. In quella strada là. Mi piace perché tanto, la cultura italiana, la cultura europea deve vincere. Noi dobbiamo sapere a chi ci rivolgiamo, sia con le trasmissioni che con i film che con il teatro. Quindi l'importante è avere una linea di intenzione. E poi chi ci ama ci segua, giusto? E siccome a voi vi amano oramai, si sa, in tanti. Speriamo, vi seguiamo tutti. Intanto vi posso dedicare una canzone? Un po' di musica, grazie, posso? Grazie. Ci pensano i nostri 4%. 4%.